Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Minecraft 360 Edition, Xbox 360 Edition. Mamma mia, quanto lo aspettavo, finalmente è arrivato. Bene, intanto che creo un nuovo mondo che chiamo vi dico, allora, il file pesa veramente pochissimo, sono 100 mega, proprio un cazzo. Ci sarà un aggiornamento veloce. Che no, non so, penso risolva minimi bug che sono stati creati mentre si metteva il gioco online. Comunque, come potete vedere, sto creando il mondo e ci metterò un attimo. Ho provato, ho fatto subito un attimo una prova per vedere com'era, per ambientarmi un secondo con i comandi. Devo dire che è veramente, veramente una figata atomica. Ovvio, sapete quelle cose che vivi. Ok, basta. Comunque, i comandi sono, come dicevo, intuitivi, però sono abbastanza diversi dal PC. La versione non è quella attuale del PC, penso sia sotto la 1.8, non penso che sia oltre perché non c'è la barra della fame. Io, non essendo esperto di Minecraft, non lo so, quindi non parlo molto, quindi prendetele con le pinze queste cose che dico. Bene, allora il mondo è stato creato. Allora, subito entrerete, se ovviamente comprate il gioco, c'è anche la prova, c'è la demo, ragazzi, quindi se non siete convinti subito, provate la demo, io ho comprato direttamente il gioco perché adoro Minecraft. Comunque, dicevo, appena inizierete a giocare vedrete subito la visuale che sarà lentissima, una cosa cioè, veramente assurda, io subito l'ho cambiata. Come vedete, schiaccio start, vado su guida, comandi, impostazioni, ci sono molte cose, anche forse più del PC penso. E c'è anche la guida, vedete qua in basso dice scava, ti dice subito come fare, colloca, cioè così, tac. Vabbè, comunque andiamo a completare uno degli obiettivi del gioco, che sarà quello di prendere la legna. Ora vi faccio vedere un obiettivo assurdo, cioè prima stavo giocando da solo, vaffanculo, ho cambiato la visuale. Prima stavo giocando da solo, mi sono messo a ridere da solo vedendo il titolo dell'obiettivo. Adesso ve lo faccio vedere un secondo, che raccolgo sta stupida legna. Allora andiamo sugli obiettivi, tanto notare i 51.000 punti G, vabbè, lasciamo stare. Eccolo qua, Minecraft. Leggete, molestatore di mucche. Cristo Dio noci, ma che cazzo, veramente, ok. Poi vabbè, qua ho fatto un attimo una prova, niente di che. Gli obiettivi ve li guardate, niente, così non c'ho voglia. Non siamo qui per guardare gli obiettivi, insomma. Bene, allora andiamo a craftarci subito una crafting box. Cristo, non mi ricordo già più come si fa. Sì, so già come si usa. No, veramente non lo so, però vabbè. Ah, già, vero, devo creare. Merda, devo creare. Porco cane. Allora, creiamo il legno, sì. Ok, così. Ora creiamo una crafting box. Bene, crea panche. Ho visto un maiale. Ho visto un maiale. Ora ci facciamo una bella spada. Allora, prima di tutto, crafting. Creiamoci 4, se va bene. Poi posizioniamo la questa. La questa. Usa. Ok. Ora creiamo. Allora, vediamo un po'. Creiamo. Possiamo, vedete qua, ci sono già tutte le cose che si possono creare. Quindi per i meno esperti sarà molto molto più facile andare a trovare gli oggetti da utilizzare, insomma, da craftare. Quindi creiamoci una spada. Era ora da attaccare. Scusate, ancora tosse. Ok, questo. Creiamoci ancora un attimo uno stick e ci facciamo l'accetta per prenderci altro legno. Questo, vabbè, la lasciamo qui per adesso. Ma sì, è soltanto una prova, ragazzi. Qua non ha. Questa non sarà una da serie, questa è soltanto diciamo, non so, una mini recensione al volo proprio, giusto per farvi vedere che potenzialità ha Minecraft su Xbox 360. Quindi, maiale, grazie della tua preziosa carne. E andiamo avanti. Allora, prendiamoci ancora altra legna. E vi dico subito che ci sarà una serie, adesso non so. Non so bene se da solo o insieme a Destroy. Comunque, qua su Minecraft per Xbox sarà veramente semplice creare un mondo online. È veramente una stronzata. Cioè, basta creare il mondo. Si può decidere se si può solo invitare oppure solo. Cioè, si può far entrare gli amici.
quando si vuole, oppure si può solo invitare così che non vengano a romperci le nostre costruzioni, diciamo. Quindi ragazzi, allora, qua si cambia, con questo si cambia il visuale, ok, vabbè, non si può correre perché è ancora la versione precedente. Precedente, come dicevo, cazzo, mi strozzo. Oh mio Dio, quell'albero è giganteschimo, 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 giganterrimo, volevo dire. Andiamo a romperlo perché io sono un bullo. E quindi io bullo. Ah, là c'è, ci sono dei cactus. Andiamo un po' su per vedere che cosa offre la natura. Allora, sì, dai, muoviti. Ok, le differenze sono abbastanza minime, ragazzi. Io ho giocato ieri a Minecraft su PC e devo dire che mi trovo veramente bene. Nel senso, ho giocato nel senso ieri, mi sembra di giocare quasi al PC. Però molto molto più comodo, finalmente con il joystick che io odio, la tastiera, odio quel fottuto modo di giocare da... Cristo, cosa? Ma che... LOL? LOL? Questo è epico. Oh mio Dio. Questo... Oh Cristo, epico! Oh mio Dio, questo non lo sapevo, ragazzi. Questo non lo sapevo nemmeno voi, penso. Benissimo, quindi potremmo crearci un... sarà molto più facile crearci il letto per dormire, insomma. Cristo santo, ma qua... Cos'è un allevamento di pecore? Oh mio Dio. Un pollo! Un pollo! Uccidi! Uccidi! Ok, è morto. M'ha dato... Non m'ha dato il fottuto... Vabbè, pazienza. Bene, della lana nera. Oh, che figata sto gioco, ragazzi. Mi piace, mi piace. Mi piace, ho fatto un buon acquisto. Devo dire che però 1600 Microsoft Point sono tantini, ragazzi. Sono un po' tantini per una versione precedente a quella presente su PC, diciamo. Perché costa 1600 Microsoft Point, che sarebbero circa 18 euro, quasi 20. Adesso non so bene la differenza. Comunque, questo era il gioco, ragazzi. E ci vedremo presto sempre su PC perché continuerò Antferm. Sarà il prossimo video, penso, se non ci saranno intoppi. E ci vediamo a una prossima serie su Xbox 360. Ora volevo salire sopra e farvi una bella panoramica. Cristo santo, sono inimpedito. E con Destroy. Spero che scarichi il gioco e anche lui farà un video sicuramente. Così come il mio. Queste erano delle mie piccole riflessioni personali. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. E niente. Buon Minecraft a tutti, a chi lo comprerà. E credo molto in questo gioco. Sì, credo molto in questo gioco. Ciao, ragazzi.